amici, buonasera, io sono Saverio Rosa. Questo ambiente è un ambiente di un arenile, quindi un ambiente che non si confà alle tecniche che generalmente affronto nei miei video. Dietro di me due piccoli accessori che non si confanno agli argomenti che generalmente affronto nei miei video, ovviamente il pensiero verso il surfcasting con questo habitat e con questi strumenti è automatico, ma vi dico fin da subito che questo non è assolutamente un video di surfcasting. Questo è un video di pesca con la bolognese, una pesca altamente tecnica, una pesca con fili ultra sottili in un habitat molto particolare, ad un orario molto specifico. Tutti elementi che se ben calcolati, ben ponderati, riescono a dare grandi risultati in cui onestamente spero questa sera di riuscire a ottenere. Ci troviamo a Cecina, in particolare sulla spiaggia in prossimità della foce del fiume Cecina, quindi un habitat salmastro, un habitat che attira tutte quelle specie eurialine, quindi quelle specie che non disdegnano il drastico cambio di salinità, specie che tra l'altro a noi interessano particolarmente. Stiamo parlando di branzino, stiamo parlando di spigola. La spigola qui è presente in questa stagione e in determinati momenti della giornata, in particolare nei momenti del tramonto, del calasole, ha l'abitudine di pattugliare la zona subito prossima a dove l'onda si infrange sulla spiaggia. Sarà lì che noi metteremo a punto la nostra azione di pesca, una pesca molto specifica, a poca distanza da noi e con fili davvero ultra sottili. E nella speranza che un'onda non mi porti in mare mentre sto facendo questo intro all'habitat, vi dico esattamente dove ci stiamo posizionando. Qui siamo su una spiaggia, la spiaggia apparentemente sembrerebbe tutta uguale. Noi dobbiamo individuare le zone più peculiari, le zone dove, come in questo caso, si crea un giro di correnti, un passo obbligatorio del pesce. Qui è presente un atollo di scogli che crea una linea batimetrica maggiore, quindi qui nel mezzo abbiamo maggior fondo, un giro di correnti decisamente interessanti e ovviamente speriamo che proprio da qui passi la spigola. Dobbiamo decisamente affrettarci perché, come ho detto, l'ora migliore, l'ora di passo della potenziale spigola è quella del tramonto, del calasole. Il sole si sta avvicinando velocemente alla linea dell'orizzonte e quindi è il momento di sfoderare la nostra arma micidiale. Una bolognese di 6 metri, non una bolognese ma la bolognese di 6 metri, un oggetto davvero eccezionale. Chi conosce il marchio Trabucco sa che quando vedete questo nome, che tra breve vi dirò, è sinonimo di totale affidabilità e garanzia. Pescheremo con un'Energhia, la serie nuova, la nuova nata, l'XR Competition, appunto 6 metri. Abbiamo abbinato alla splendida Energhia XR Competition il nuovo Xplore Match il 2005. Dopo l'enorme successo della versione precedente dell'Xplore, questo splendido argano da guerra è stato riorganizzato, ulteriormente migliorato per ottenere un grande prodotto. Quest'oggi abbiamo un abbinamento decisamente vincente, vediamo se regalerà la cattura che a noi interessa. Ricordiamo che siamo sulla sabbia, la sabbia è assolutamente un qualcosa che non va troppo d'accordo con la delicatezza della bolognese e quindi è buona norma prepararla a casa la montatura. Visto che è ancora giorno, sfrutteremo questi momenti per descriverla questa montatura che io però non farò adesso, ma ho preventivamente costruito a casa. Allora, l'azione di pesca si avverrà a pochi metri dalla riva, però anche se sono pochi metri, un pochino di casting ne abbiamo bisogno, di un po' di lancio. Quindi grammeremo la nostra bolognese con una pallina piombata di trabucco. Questa in particolare è la trabucco aguglia, e dai 4 ai 10 grammi a seconda di quanto mare abbiamo. È chiaro che con 10 grammi bisogna avere molta cautela quando si va a pescare con la bolognese e quando chiaramente si lancia contro vento. Oggi secondo me il compromesso giusto sono i 6 grammi. Questa pesca, l'utilizzo del galleggiante deve avere delle accortezze, in particolare dobbiamo, come abbiamo detto, utilizzare un galleggiante piombato e dobbiamo stare anche molto attenti sulle grammature che andiamo a mettere su questo galleggiante. Il galleggiante deve essere grammato a dei livelli di affondabilità vicinissima alla taratura massima, quindi se il galleggiante è un 6+2, quindi 6 grammi di peso di lancio più 2 grammi di potenziale aggravamento da parte di piombini, dovremo andare a mettere 1,5 grammi di piombini per avere un margine di affondabilità, anzi un margine di galleggiabilità di appena mezzo grammo. Il pesce che toccherà l'esca farà percepire immediatamente la boccata sul galleggiante che affonderà. In questo tipo di pesca, nella pesca con la bolognese della spigola dalla spiaggia, noi dovremo, a causa della batimetrica, quindi del fondo ridotto, concentrare la spallinatura che sarà composta da 4-5 piombini a seconda appunto della grammatura del galleggiante utilizzata. Questa spallinatura dovrà essere posizionata molto in prossimità del galleggiante, appena 20-30 cm. Il resto della lenza sarà costruita con uno svolazzo da 2 metri di un filo veramente sottile. Ragazzi, qui come avete visto io ho creato una posizione dove mettere il retino. È importantissimo usarlo il retino, qui non siamo a pescare a surf, quindi non possiamo permetterci di spiaggiare il pesce forti di diametri d'utilizzo magari intorno allo 0,15, 0,18, 0,16, qui peschiamo con lo 0,09, peschiamo con lo 0,10, quindi è impensabile di spiaggiare il pesce. Il pesce allamato dovrà essere retinato anche se stiamo su una spiaggia. Potrà capitare durante la sessione di pesca che ci troveremo a osservare un aumento del vento, un aumento della corrente e questo necessiterà un cambio del galleggiante. Sarebbe impensabile cambiare totalmente la montatura e da qui l'utilizzo di questa tipologia di galleggiante, che è un galleggiante piombato con una mini girella in prossimità apicale, e questa mini girella si presta all'aggancio di un piccolo moschettone che, come potete vedere dal sistema pescante che ho creato, può essere attaccato a una girella semplice intervallata da 2 perline e da 2 perline stopper di gomma, di silicone. Questo sistema pescante permette di spostare agevolmente l'altezza del fondo, ma anche di intercambiare velocemente l'eventuale galleggiante a seguito di un aumento del vento. Chiaramente, cambiando il galleggiante, dovremo cambiare anche la relativa piombatura, aggiungendo o eliminando qualche piombino. Non utilizzeremo questa volta il fluorocarbon, è una pesca molto sofisticata che necessita, come abbiamo detto, di un bracciolo terminale di 2 metri, dello 0,09, dello 0,010 al massimo, con un amo molto piccolo, quindi il sistema pescante dovrà essere estremamente morbido. Il fluorocarbon per caratteristica non presenta la morbidezza, quindi oggi utilizziamo del nylon, un nylon creato per il settore agonistico delle acque interne di casa Trabucco, in particolare l'XPS Power Plus. È un nylon dall'elevatissimo carico di rottura abbinato a dei diametri ultra fedeli e una morbidezza che fa esattamente al caso nostro, presenterà il bigattino alla perfezione e lo farà confondere con i bigattini di pastura. Concludiamo questa noiosa ma spero interessante apertura tecnica dicendo come unire il terminale, il bracciolo dello 0010 al resto del sistema pescante. Io utilizzo una mini girellina, che appesantisce al minimo il tutto, però permette di scaricare quelle eventuali torsioni che si creano chiaramente in una condizione in cui utilizziamo un bracciolo molto lungo che svolazza sul fondo e che crea a volte delle tensioni sul filo potenzialmente pericolose. Con una mini cirella la tensione del filo viene chiaramente risolta molto facilmente. Svelato l'arcano degli accessori che ho dietro di me, quindi un picchetto serve per avere a portata di mano il retino, l'altro picchetto serve per posizionare la canna nel momento di riposo. È chiaro che la pesca con la bolognese si fa con la canna in mano, però in quei momenti in cui magari ci troviamo a dover, che ne so, slamare un pesce o sistemare l'esca, il bigattino oppure pasturare, avere una posizione privilegiata, sicura, dove posizionare la canna è veramente un qualcosa che fa la differenza sulla spiaggia. Tutto pronto, andiamo a prendere i bigattini. Comodità di gestione anche dell'esca, quindi quest'oggi il nuovo Trabucco GNT, il secchielino pieghevole di casa Trabucco, lo utilizzerò non come un secchio ma come un pasturatore da cintura. Me lo legherò in vita, così avrò facile accesso alla gestione dell'esca. Operatore distratto, eh? E come sempre accade, con operatore distratto arriva il pesce. Il calasole non ci smentisce mai. In prossimità della battigia sembra anche di buona taglia. Potrebbe essere un'orata o una spigola. Bisogna andarci molto cauti, perché ricordiamo che abbiamo un filo del appena dello 0,10, 0,9, quindi qualsiasi manovra potrebbe essere veramente problematica, portare a rottura. Comincio a intravederla, però in controluce non la vedo, una pinna, è una spigola, nemmeno piccolissima. E ora l'importanza dell'uso del retino, ricordiamo che peschiamo con lo 0,09 ragazzi, quindi io non posso assolutamente permettermi di forzarla più di tanto. Eccola qua, con i fili sottili il divertimento aumenta sempre. Ora ragazzi, siccome io nei giorni scorsi sono venuto e ne ho presa una da 1,6 kg, ho in frigo già la preda della cena, quindi io propongo, anche se solitamente non lo faccio perché pesco per mangiarlo il pesce, questa volta il pesce ce l'ho a casa e quindi io direi che rilascio il gesto più nobile. Se n'è andata. ragazzi, altro pesce. Questo ha mangiato purtroppo molto vicino agli scogli laggiù e quindi ho paura. Fortunatamente ha deciso di venire verso la riva. Non è anche questo un pesce gigantesco. Grazie ai pochi centimetri di fondo, nel giro di poco riusciamo a vedere il galleggiante e quindi a capire bene o male dove si trova l'esca, dove si trova il pesce. Questa ha fatto anche una discreta confusione sulla lenza, però va bene, quando poi il risultato arriva è un pochino più piccola rispetto a quella di prima, però è sicuramente un pesce molto dignitoso. Facciamo anche una sorta di servizio civile a questo pesce prima di rilasciarlo. Ha una pulce di mare, probabilmente ne aveva anche delle altre, che sono parassiti, che sono ematofagi, quindi mangiano il sangue del povero pesce malcapitato. Io direi di eliminarla, buttarla in secca prima del rilascio di questa splendida spigola. Questi ami sono micidiali, non si riesce a slamarli, preso proprio in pelle in pelle. E via in mare per il rilascio. Il sole sta sparendo dietro l'isola Gorgona, sono gli ultimi istanti di luce, infatti due catture si sono susseguite nel giro di pochi istanti. Adesso vediamo se questi ultimi istanti di luminosità ci regalano qualche altro strike. A dire la verità sono già soddisfatto, però un pesce in più male non fa. Durante lo scorso rilascio, il precedente rilascio, l'operatore ha mosso delle obiezioni, ma ha detto: te il pesce a casa da mangiare ce l'hai o no, quindi vedi di farmi prendere un pesce, va bene? E quindi non potremo eseguire ulteriori rilasci. Se catturiamo qualcos'altro, un pesce va all'operatore. D'altra parte non è vegano l'operatore. Ovviamente peschiamo col bigattino, quindi la pasturazione a base di bigattini deve essere costante, ciclica e sistematica. Dobbiamo buttare dei bigattini lanciandoli un po', oppure anche come faccio io, facendoli cadere a volte proprio sulla battigia, in maniera che siano le stesse onde a portarli poi sulla zona di pascolo dell'eventuale spigola di passaggio. E sul calasole arriva anche la terza cattura. Viaggia bella spedita parallelamente tra noi e la scogliera. Probabilmente si tratta di un'altra spigola. Non posso assolutamente forzare minimamente il combattimento, no? Fortunatamente l'Energhia XR Competition fa tutto quel che serve. Il pesce intanto ha deciso di avvicinarsi. Sembra quasi mi abbia sentito, non è d'accordo su quanto appena detto. Affiora, bel pesce, forse addirittura più grosso di quelli di prima, bene. L'operatore nel frattempo sorride e sogghigna, giustamente. Là, sei contento? Bene. a casa a mani vuote l'operatore con me non ci va praticamente mai. A volte sono dentici, a volte sono rate, a volte sono spigole. Ti va bene, eh? Altra spigola, più o meno della taglia come quell'altra, pensavo fosse più grossa, in realtà più o meno siamo della stessa taglia. Guardate la caratteristica, la livrea rispetto alle altre due è molto più chiara, sembrerebbe, questo è un pesce più argenteo rispetto ai precedenti che erano un pochettino più scuri. Questo capita spesso quando ci troviamo in prossimità di foci dei fiumi, qui come abbiamo detto sfocia a poche centinaia di metri da qui il fiume Cecina. E queste spigole si diversificano tra spigole che abitano il letto fluviale e delle spigole che invece abitano il mare. Quelle un po' più scure generalmente provengono dalla zona del fiume, quelle come questa molto molto chiare sono quelle che battono l'arenile in su e in giù lungo tutta la lunghezza della spiaggia. Il sole purtroppo è già praticamente dietro l'orizzonte, 3 catture sono già arrivate, non abbiamo la possibilità di mostrarvi l'attrezzatura come vorrei e per questo ci avvaliamo della tecnologia. Ci trasferiamo solo per un attimo nello studio virtuale, parliamo dell'attrezzatura che abbiamo messo in campo, in particolare specifiche di mulinello, specifiche di canne, specifiche di ami, eccetera eccetera, dopodiché ritorniamo qua per i saluti. Apriamo questo angolo ipertecnologico dedicandoci alla vera tecnologia, tecnologia racchiusa all'interno del mitico strumento che ho impugnato e che sto impugnando in questo video. Stiamo parlando ovviamente della canna, della bolognese, l'Energhia XR Competition, un vero concentrato high-tech al servizio del pesca sportivo. Le canne Energhia XR Competition sono state create ovviamente con il miglior carbonio di casa Trabucco, in particolare il CX2 Nano Carbon, un carbonio ultra leggero dalle proprietà fisiche e strutturali davvero eccezionali. È chiaro che a un carbonio e a un prodotto del genere era doveroso aggiungere un'ulteriore miglioria. Stiamo parlando del sistema anti-grip, è un sistema strutturale. Quante volte andando a pesca con le bolognesi, con le canne in generale di costruzione standard, vi sarà successo di aprire la canna la mattina molto presto a temperature basse e poi nel momento in cui decidete di chiudere la sessione di pesca e chiudere proprio la canna per riporla, questa appare incollata, bloccata. Questo accade perché si crea un vuoto nelle posizioni di giunto. Il vuoto a quel punto blocca la canna e molto spesso è un vuoto quasi irreversibile. Il sistema anti-grip, io sto impugnando il sistema anti-grip di Trabucco, io sto impugnando una sorta di prototipo per mostrarvelo al meglio. È un sistema innovativo che crea una sorta di scalanature create al computer sul punto di giunto che creano delle piccole camere d'aria che impediscono la creazione del vuoto, quindi il bloccaggio irreversibile della canna aperta col nuovo sistema anti-grip di Trabucco sarà praticamente impossibile, quindi una pesca molto più tranquilla, molto più sicura, impugnando gli strumenti di primissima qualità. Stiamo mettendo in pesca l'Energhia XR Competition nell'ambiente più ostile all'attrezzatura da pesca che ci possa essere, in particolare l'ambiente salmastro. Bene, l'ambiente salmastre, quindi il sale, non spaventa minimamente questa serie di canne, sono state costruite anche per il settore mare. Le annellature sono annellature Sea Guide, quindi sono anelli con pietra SIC e corpo metallico trattato antisalsedine, quindi inattaccabili dagli agenti atmosferici. Anche la placca è una placca Pack Bay, cioè una placca di primissima qualità che non ha assolutamente paura del sale né di qualsiasi altro agente atmosferico. Quello che è appena apparso qui sul virtual screen è il mulinello, il grande argano con cui abbiamo pescato quest'oggi, un concentrato di tecnologia al servizio del pescatore sportivo, l'Xplore Match. Noi abbiamo usato la misura 2005, ma c'è disponibile anche la misura 4000 e la misura 5000. Tutti vantano ben 10 cuscinetti con doppia schermatura antisalsedine, quindi eterni in qualsiasi condizione ambientale. Si tratta di un mulinello estremamente fluido, facile da gestire, che ha un imbobinamento impeccabile grazie alla forma e alla struttura a V della bobina in alluminio, così come in alluminio anche la manovella. Un alluminio, per quel che riguarda la manovella, si tratta di una manovella creata dal pieno, quindi un qualcosa che non teme veramente nessun combattimento. Eccoli qua, appena apparsi gli ami che ci hanno consentito le catture di quest'oggi. Stiamo parlando dei Trabucco XPS Super Carbon. Sono ami di acciaio e carbonio affilati chimicamente, una serie creata per il settore agonismo, quindi veramente il top di gamma del catalogo Trabucco per quel che riguarda gli ami. Si tratta di ami affilati chimicamente, con punte affilate chimicamente, e quella serie che abbiamo utilizzato quest'oggi vanta un filo particolarmente sottile e un potere penetrante che lascia davvero senza parole. Si tratta della serie 405XN e la misura è la 14, è in grado di alloggiare uno o due bigattini e vi assicuro che a ogni affondata o movimento del galleggiante si tramuta in un strike sicuro. Non potevamo concludere questa carrellata high-tech senza parlare del filo che abbiamo imbobinato nel nostro mulinello. Si tratta di uno 0,148 di diametro, ma non uno 0,148 qualsiasi. Abbiamo imbobinato un gran filo, in particolare il T-Force XPS Match Pro Super Strong. Super Strong, decisamente Super Strong, perché è un filo con carichi di rottura elevatissimi, una resistenza all'abrasione decisamente elevata che ci consente di pescare in qualsiasi condizione in totale sicurezza. Bene cari amici, direi che è arrivato il momento di salutarci, le catture sono arrivate, io avrei voluto fare il rilascio di ogni cattura, il problema è che poi ci si mette di mezzo l'operatore che vuole mangiare il pesce, quindi il pescato lo portiamo anche a casa. Spigole, le orate non si sono fatte vedere, però vi assicuro che questo è uno spot che garantisce catture anche di orate. Questo come del resto tanti altri spot di sabbia del litorale, quindi la sabbia non è solo associata al surfcasting, ma può dare delle grandi soddisfazioni anche con la tecnica della bolognese, se ben eseguita e con le attrezzature giuste. Non mi resta che salutarvi e mandarvi al prossimo appuntamento di Pesca Insieme. Ciao a tutti da Cecina e da Saverio e alla prossima. Ciao!